30 gradi io non lo so se, se avrei il coraggio per utilizzarli, se avrei. Qualche giorno fa mi è arrivato un pacco e non posso dire di che cosa si tratta. Comunque sto aspettando che arrivi Andrea, che nei prossimi minuti probabilmente sarà qui a casa mia. Nelle ultime settimane non siamo riusciti ad incontrarci in pista, ma credo e spero che lo faremo presto. Tra l'altro gli devo anche chiedere a quali gare parteciperà, perché comunque con il casino dei viaggi, degli spostamenti, non è assolutamente chiaro. Io sarò sicuramente invece alla 10 miglia di Anversa, purtroppo non partirò davanti, ci saranno circa 30.000 persone, vediamo quante riuscirò a superarle. Aspetto che arrivi Andrea, gli ovviamente chiederò del pacco, aspettateci, ciao e a dopo. Andrea, finalmente ci vediamo, come sai. Non è facile incontrarsi in questi giorni con il casino del lavoro. Sappiamo che tutti e due lavoriamo, quindi non è che facciamo di professione questo mestiere. Oggi, come ti ho detto via WhatsApp, ci è arrivato un bellissimo pacco, te lo tiro, ovviamente. Credo che tu non abbia nemmeno bisogno di usare le chiavi, comunque siamo lontanissimi, te lo proprio getto. Te lo getto, vai. Madonna, hai rischiato che oggi il pacco te lo tirassi io, Max. Ascolta, prima di aprire il pacco mi chiedevano diversi amici quali sono le gare a cui parteciperai, perché ci avevi raccontato che saresti andato a Londra e però in realtà non è sicuro che lo farai e invece forse andrai a Forlì. Allora, sicuramente andrò a fare i campionati regionali 10 km lombardi e poi rimane il dubbio Londra o Forlì. Diciamo non è proprio la stessa cosa, ho la mezza Londra dei parchi o a Forlì campionati italiani 10 km. Sicuramente il 17 sarò alla Roma Ostia. E io purtroppo, come sai, la Roma Ostia mi ero iscritto, mi avevi convinto a venire con te, ma non ci sarò perché c'è la cresima di mia figlia. Andrò da solo, forse c'è Nino, il mio amico. Ok, ascolta, apri il pacco e poi vediamo di che cosa si tratta. Siamo pronti per il record oggi? Ma oggi il record lo fai, non c'è neanche bisogno delle chiavi. 3, 2, 1. Go! No! Ah, sì, no, aperto, aperto. Ce l'ho fatto. Ma sei sicuro che sia solo per me Non lo o solo so. per te? No, sono due robe diverse. Questo, allora, paio di calze. Oxyburn. Ma nel passato hai usato diverse calze Oxyburn? Sto usando ancora, quindi sono anche durevoli perché le ho usate anche per andare in giro con le nere, con le gialle da ciclismo no, perché le posso usare solamente per andare in bici. Ma tra l'altro io avevo preso, non so, essere nel pacco dei premiati a Paratico, gara che era sponsorizzata da Oxyburn, avevo preso anche quelle da corsa, sempre gialle. Sì, no, però io non sono venuto a Paratico. Allora, come si chiama? Fuso invernali, da capire se si vede il pipino mentre li metti su in inverno. Materiale sempre ottimo, elasticazzato e mi sembra che sia molto simile a quello del ciclismo, non a quello che avevamo provato della roba primaverile corta. Ma in quali condizioni suggeriresti di utilizzare queste tipologie di prodotto e soprattutto a che temperature? Dico per te, non in generale. Allora, loro ce lo consegnano meno 20 più 30. 30 gradi, io non lo so se avrò mai il coraggio di provarle con 30 gradi. Lo lascerò provare a te con 30 gradi, anche se non ce ne abbiamo più. Sicuramente li userei in inverno da testare con dai 5-6 gradi in giù, sicuramente. Sto pensando di pianificare un viaggio a Dubai, però non si capisce ancora se riesco a farlo, quindi potrei in effetti utilizzarle a 30 gradi. A 30 gradi lavatrice potresti usarli. Allora, questa ti devo spaccare la scatolina, te ne farò una ragione. Allora, questa qua più 10 più 40 gradi, quindi questa qua volendo la potresti usare in estate, però la potresti usare secondo me come second skin. Adesso ti dico. No, allora questo qua è il materiale, quello strafigo che avevamo provato, quello senza cuciture o con poche cuciture che avevamo provato
cos'è stato l'anno scorso che stavamo preparando la maratona, non mi ricordo. Sì, sì, assolutamente. Beh, come materiale mi era piaciuto un sacco addosso. È caldo, a me, io guarda, forse l'avevamo usato che era già un periodo autunnale, quindi sui 10 gradi forse. Da provare anche lei, magari non a dicembre, gennaio, ma sicuramente a dicembre, gennaio come second skin e poi con sopra un'altra felpetta. Secondo me è top, perché comunque lasciava traspirare bene e teneva caldo. Ma le utilizzeresti anche per correre dei lunghi a dicembre? Vabbè, non ti voglio ricordare momenti tristissimi, però le utilizzeresti anche in condizioni davvero sfavorevoli? Ma guarda, lunghi di allenamento assolutamente sì, anzi per gli allenamenti tirati secondo me ci sta, perché comunque è un materiale leggero che non... che anche quando ti scaldi non ti porta ancora più caldo, quindi secondo me ti riesci a mantenere una buona temperatura corporea. Al massimo ci metterei sopra proprio un antivento proprio, sì. Però diciamo che quando faccio dei lunghissimi maratona secondo me potrebbe essere il top. E secondo te, Andrea, quali utilizzi vedresti di questi materiali che secondo me per l'inverno possono sicuramente dare un valore aggiunto? Allora, secondo me adesso in autunno potrei usarla da sola, sicuramente. Magari per i lavori in pista magari non ancora, perché comunque fa abbastanza caldino. Però se devo uscire al mattino presto o alla sera tardi, secondo me è già super. La utilizzerei quando ci sono 10-12 gradi assolutamente da sola. Quando incomincia ad abbassarsi un po' la temperatura, di solito metto sotto questa e sopra una t-shirt normale da corsa. Oppure quando fa davvero freddo, utilizzerei questa con sopra una felpa. A livello di utilizzo, so che sudi parecchio, come li hai visti i modelli precedenti, poi questi li vedremo tra qualche giorno. Guarda, sta attaccata alla pelle, ma non così troppo, quasi che mi faceva andare via il sudore, quindi non l'ho trovata molto di impedimento, anzi mi ha favorito abbastanza. Al contrario di altre second skin che ho avuto molto 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 più stringenti, che mi davano invece il problema che quasi non mi facessero scorrere via il sudore, mi rimaneva tutto addosso. Invece a livello di taglia? Allora, la maglietta è unica taglia, diciamo. Ci metto un dubbio per chi ha una XL, però è da provare comunque. In questo caso siamo dei pessimi recensori, a meno che Max si decida a prendere 40 kg, 50. Quindi questa qua sicuramente una S, una M, una L va bene ed è simpatica, perché davvero prende bene le forme del corpo. E invece per quanto riguarda i fuseau cosa dici? I fuseau invece li hanno fatti in tre taglie diverse, e SM, e a salire cosa hanno fatto? ML ed LXL, quindi diciamo che è perfetto per chi è indeciso se prendere una M o una L, per dire, quindi prenderei ML, o tra una S e una M prendo SM. Anche loro sono belli elasticazzati, come mi piace dire a me. Comunque in generale sono abbastanza elasticizzati e secondo me terranno abbastanza caldo. Ma li utilizzeresti anche per correre delle ripetute o solamente più per fare i lunghi, che invece si corrono un po' più lentamente? Allora, io non so se lo sapete, forse Max questa cosa la sa, di solito corro o con pantaloncini corti, mi riscaldo con la roba lunga, e invece le ripetute la faccio con i pantaloni corti, che non mi bloccano il ginocchio. Mentre per i lunghi potrei utilizzarli sicuramente. Devo dire che ultimamente stavo usando anche dei pantaloni quasi dalla tuta per fare gli allenamenti, che mi stavano un pochino più larghi, però sono curioso di provarli e vedere se questi mi danno problemi all'articolazione oppure no. Sì, beh, direi che nei prossimi giorni, adesso non so bene quando ci potremo vedere, visto anche che devo andare in Belgio, ma nei prossimi giorni ci incontreremo in pista, speriamo, e vediamo cosa... come si comportano questi prodotti. Assolutamente, intanto noi li testiamo e poi facciamo il video recensione al massimo. Va bene, grazie Andrea, voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Alla prossima.